Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappa video. Allora, chiudiamo la settimana con un per 10 di tutto rispetto, raga, quindi penso che la Plarium stia proprio cercando in tutti i modi di farvela fondere questa Morrigan, se non altro almeno invitandovi molto molto bene ad aprire le vostre schegge. Io sono stato molto bravo, devo dire, perché sono riuscito ad autolimitarmi, ho aperto lo stretto necessario per prendermi il raro e il resto è rimasto lì, anche se devo dire che in questo per 10 poteva valere la pena spalancare tutto quello che si aveva, eh. Allora, recuperiamo un attimo i campioni del per 10 in questione, poi vi faccio vedere quello che ho trovato e poi ci sarà la consueta analisi del palinsesto per la prossima settimana. Allora, per la prima volta, no, dai, è già successo ancora in passato, ma è una cosa molto 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 rara che la Plarium metta due campioni leggendari del vuoto nel per 10. Eccoli qui, mi alzo un attimo. Quindi abbiamo Necret ed Egemone. E Necret è una bestia, davvero, signori. È uno dei migliori campioni, se non il miglior campione da difesa dell'arena in generale. E ovviamente poi può essere utilizzato anche in attacco per andare a counterare un sacco di avversari molto molto rognosi. Comunque Necret è straforte perché grazie alla sua combinazione di passive rende praticamente immune un mio campione dagli attacchi a target singolo, per quanto potenti questi possano essere, con buona pace dei vari Rotos, dei vari Re della Montagna, insomma di tutti quei campioni che attaccano tanto a target singolo. Però comunque mi permette di incassare molto molto bene anche gli attacchi ad area, soprattutto perché questa protezione alleato non può essere rimossa, quindi dovrò vedermela assolutamente almeno con quella se voglio tirare giù il Nuker, o se no prima devo tirare giù Necrete e dopo tirare giù gli altri. Quindi insomma, mi obbliga a perdere un po' di tempo, tempo che potrebbe essere determinante. Quindi, bene, vanno molto di moda per lui, insomma, le build in pelle di pietra in questo momento, che ritengo essere la build migliore, quindi lento come la fame, tanto lui lavora di passiva e in pelle di pietra. Altrimenti, o comunque anche molto resistente, ci sta, o se no anche il nuovo set a rinforzo del Passforgia potrebbe essere molto interessante. Di sicuro lui le statistiche per farlo lavorare le ha. Ci sono tanti 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 modi in cui si può far lavorare bene. E poi Egemone, raga, da fiero utilizzatore posso dirvi che è un animale questo ragazzo qui. Io utilizzo ancora una build un po' vecchiotta, ma comunque molto efficiente, in set selvaggio, quindi con un Egemone Nuke, vale a dire un Egemone che sfrutta i moltiplicatori non esagerati di questa destrezza, ma comunque presenti per spalmare quanti più avversari possibile e poi vedersela insomma con quelli che rimangono. Perché se io a inizio fight riesco già a spalmare il Nuker, magari il debuffer, che sono i campioni che di solito tendono ad essere un po' più fragili, ho la possibilità di vedermela con quelli che restano, con l'aggiudicatore di turno, con il Kaimar di turno, quello che è, insomma, diventa sicuramente molto molto più semplice. La sua passiva gli permette di partire primo in qualsiasi circostanza. È chiaro che questa cosa vale soltanto per il primissimo turno di ogni round, però comunque è molto molto vantaggioso e molti la sfruttano non soltanto per quanto detto, ma anche per la sua A1, che non ha delle caratteristiche particolari, però ha la possibilità, insomma, di attivare la maestria che riduce il contatore di turno con la destrezza primaria. Questo mi permette, ovviamente in manuale e ovviamente in attacco, di andare a targettare lo speeder avversario, e quindi ridurgli il contatore. Se io sono più veloce, avrei la possibilità di balzare in avanti e quindi vincere tante battaglie che non riuscirei a portare a casa semplicemente per un fattore numerico. Ricordatevi poi che la combo di passiva e A2 è molto molto interessante contro la Fei, se lo fate Egemone Nuke, chiaramente io lo utilizzo lì con grande soddisfazione. Passando invece ai leggendari di affinità, allora partiamo proprio da quello più succoso di tutti, vale a dire Teddy, il sapiente Theodore, campione molto molto bello e molto molto forte. Lui è stato uno dei primi campioni, o meglio vorrei dire il primo campione a riuscire a bypassare il limite del Poison Blast nelle fasi 25, insomma, delle roccaforti contro un drago 25, un golem 25, insomma, però a livello industriale, no? Perché ho già campioni, per esempio, come Dark Kyle o Velenio, che possono attivare i singoli veleni, e questo non viene considerato come blast, ma semplicemente come attivazione del veleno in sé. Lui lo fa con tutto
con questa, no, con questa qua, aumenta di un turno la durata di tutti i debuff veleno e dei debuff brucia HP, poi attiva all'istante qualsiasi debuff veleno e brucia HP su ogni avversario. Non li fa scoppiare, semplicemente li attiva tutti però, quindi di conseguenza fa una vagonata di danni, gli stessi danni che farebbe una Zavia, però senza i limiti di una Zavia, ok, o di una Elenari o campioni del genere, quindi molto molto interessante. Veramente super forte. La cosa importante da capire però è che Theodore da solo non basta, ho bisogno di tutto il resto del team, avrò bisogno di Calvalax oppure più di uno, oppure di Taurus più di uno, avrò bisogno comunque di qualcuno che mi gestisca le ondate prima, che potrebbe essere tranquillamente una già detta Zavia oppure una Elenary oppure una profetessa, insomma bisogna lavorarci su, perché lui da solo non basta, per quanto abbia tutto ciò che serve per fare run in solo, ma è chiaro che in quel caso non stiamo parlando di run veloci, ma semplicemente di solo farming. Invece lui, raga, bisogna utilizzarlo bene, ma per utilizzarlo bene serve anche il resto. La cosa interessante è che la Plarium questa settimana ci ha dato anche il resto, perché ha messo Zavia al per 10, campione che invece goda del Poison Blast, attacca tutti i nemici, i nemici uccisi da questa destrezza non possono essere resuscitati, va bene, ma provoca danni da tutti i debuff veleno sull'obiettivo all'istante. I debuff veleno provocheranno soltanto metà dei danni standard quando questa destrezza colpisce i boss, che non ci interessa perché sappiamo che comunque è cappata al 10%, perché questa destrezza conta come un danno basato sugli HP massimi, al pari di una cuor glaciale, di una guardia reale o campioni del genere. Però vedete che la dicitura è diversa, perché dice provoca danni da tutti i debuff veleno sull'obiettivo all'istante, non dice attiva tutti i veleni, ok? Sono due cose completamente diverse. Lei comunque ha anche la possibilità di avvelenare con le altre destrezze, lo fa bene o male, insomma più che altro non è sicuro, ma non importa, perché il suo compito lei lo deve fare durante le ondate, dove può one shottare praticamente chiunque finché ci sono abbastanza veleni sui miei avversari. Quando poi si arriverà davanti al boss, fuori Zavia, dentro Theodore, ed è fatta. Quindi potrebbe valer la pena, insomma, aprire anche qualche scheggia in più, oltre a quelle necessarie a prendere il raro della fusione, per costruirsi dei team davvero molto molto solidi. E poi c'è il gettone di consolazione, e che consolazione, se per caso vi è andata male con Taddeo oppure con la nostra Zavia, c'è Ifrak. Ifrak è una bestia, signori, per fare danni in arena ce ne sono davvero pochi come lui, i moltiplicatori della sua A2 sono superiori a quelli di Trunda, sulla carta quantomeno, ed è davvero molto molto interessante. Ha una passiva insidiosissima, ha la possibilità di essere buildato con il 70% di tasso, perché il 30% se lo mette lui, per quanto io sconsigli questa cosa davvero, raga, perché se vogliamo sfruttare al massimo la sua passiva e quindi andare a gestire anche eventuali imprevisti che potrebbero esserci, se lo facciamo con il 100% di tasso potrebbe essere molto 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 interessante, altrimenti si rischia. Comunque, per un uso molto molto classico, parto prima io, mi spiano, insomma, il campo di battaglia, potreste anche decidere di farlo con il 70% di tasso, e il resto lo mette lui con il buff. Comunque, molto molto bello, mi sarebbe piaciuto trovarlo, purtroppo non è stato così, ma non importa, non importa. Passando invece ai rari, Madame Serris, inutile spendere parole su di lei, è fortissima, raga, davvero super forte, la sappiamo, e tutto il bene di questo campione è concentrato nella sua A3, ma comunque anche il resto del kit è davvero super interessante. Passando invece agli altri, agli epici di affinità, Ask, redivivo campione, nel senso dimenticato da tutti, ma molto 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 interessante davvero. Ci ho fatto un video recentemente, quindi vi invito a recuperarlo. Comunque questa destrezza qui dell'Hydra si usa davvero tanto, in particolare da brutale in su, può fare milionate e milionate di danni, quindi benissimo. E poi fascino, se avete problemi del cavaliere pirico, top. Se avete problemi del cavaliere pirico 25, top. Se avete problemi della fey, è la migliore in assoluto. Molto 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 buona davvero. Altrimenti c'è anche Ruella, nuovo campione che può fare un lavoro molto simile al suo, però fascino resta fascino, davvero super mega buona. Bene, allora, che cosa ha trovato il Marzi? Il Marzi ha trovato questo soggetto qui, l'uomo tigre che ti vuole amare. Allora, io avrei già anche la build pronta per lui, sono comunque sicuramente contento di averlo trovato, perché fa una valanga di danni e avevo bisogno
disperatamente di qualcuno che potesse sostituire Fane nel team della rispettiva cripta di fazione, quindi va benissimo. Non so se lo porterà subito sul canale, tra un po' sicuramente, perché ho bisogno dei tomi per Morrigan e penso che vi interesserà un po' di più rispetto a Ragash, visto che è il campione della fusione, e poi comunque arriverà, perché è molto bello, mi piace tanto e lo vedremo assieme in futuro. Allora, palinsesto per la prossima settimana, lunedì presenza maestosa, quindi non è la versione leggendaria ma la versione epica, e il nostro Urkon ci farà vedere in quali campioni può essere interessante, perché poi martedì campioni doppi, allora ho già fatto in passato un video su come sfruttare determinati campioni su quali insomma avrebbe la pena realizzare in duplice copia, però mi rendo conto che in quel caso ne avevo parlato solo in linea teorica e non in linea pratica, recupereremo anche la linea pratica. Poi mercoledì Geomante, però Mardi ha già parlato di Geomante in passato, sì, ma è passato un botto di tempo, quel video è andato benissimo, ma c'è ancora una valanga di visualizzazioni, vi ringrazio e vi ringrazio davvero tanto, però quella build è vecchietta, sono cambiate tante cose, soprattutto è cambiato Geomante e noi non ci siamo aggiornati, quindi è doveroso farlo. Questo nuovo format, ovvero riportare campioni un po' più vecchietti già portati sul canale, abbiamo deciso di chiamarla Referti Bradipi, perché in effetti dopo le analisi arriva Referti, quindi insomma dai, ci perdonerete per questa piccola fesseria. Poi giovedì Polymorphing, quindi andremo a pecorizzare i nostri campioni, ma soprattutto a capire quando è una cosa utile pecorizzare gli avversari. Poi venerdì invece si parlerà delle cripte in generale, cripte di fazione, e da una vita che non parlo più di cripte, più che altro perché le abbiamo analizzate tutte, quindi non voglio fare un'analisi di campioni, di cripte vari, quelle che sono più difficili no, però visto che la Plarium ci ha concesso 6 mesi di tempo per mettere le mani su Lidia senza doverne affrontare un'altra di fazione, facciamo un po' i puntini su quello che serve, su come analizzare i punti di forza di una determinata fazione e come sfruttare meglio quello che la Plarium ci dà, in modo da riuscire a ottimizzare questi 6 mesi, prendere Lidia e poi che apra pure quella benedetta fazione delle Guardie Silvane, mentre sabato ci sarà il consueto tappa video. Io ho detto tutto per questa settimana, quindi mi raccomando, voglio sapere la vostra su questo per 10, se avete avuto fortuna, se avete trovato qualcosa, fatemelo sapere. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, perché se fate questo mi aiuterete a far trovare l'amore alla nostra povera tigre, che come sapete nella canzone dei Game Boy non gli è andata proprio tanto bene. Infine, come dico sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi.